abbiamo qui il lead judge del torneo che si è appena, che si sta insomma avviando le fasi conclusive, Lamberto Franco. Intanto ve lo presento. Ciao a tutti. Allora, facciamo un'intervista un po' poco, diciamo, un po' anticonvenzionale, nel senso intervistiamo un judge che comunque è, voglio dire, un elemento importante in un torneo. E dici un pochettino, se puoi, se ti va, quali sono stati magari degli episodi o comunque qualcosa che ha caratterizzato questo Nebraska? Ma diciamo, non posso sbilanciarmi troppo su situazioni di ruling o altre cose, perché sono quello che puoi, quello che puoi. Però vi posso dire che il torneo, dal mio punto di vista, è stato molto bello. Noi arbitri siamo stati molto bene, lo staff era abbondante, il torneo era ben coperto, abbiamo lavorato bene senza stancarci, siamo stati molto molto bene. I giocatori secondo me sono stati abbastanza bene, perché la sala era abbondante, sì, ci stavano larghi. Ho sentito molti commenti positivi e poi dal nostra detta, insomma, noi è il secondo vino che ci siamo, di cui ci siamo occupati, insomma, per quanto riguarda la coverage, quindi abbiamo seguito anche le fasi proprio del torneo, i tempi, e devo dire che questo è il primo torneo in cui non c'è stato praticamente un intoppo, non c'è stato ritardo, forse abbiamo fatto un ritardo in tutto nelle tre giornate di 40 minuti. Sì, c'è stato un ritardo ieri per un problema con la stampante, che succede sempre, ma abbiamo risolto velocemente. Ci sarà stato qualche investigation, ma quello è normale. Sì, sì. Insomma. Allora, adesso comunque ci stiamo per gustare, ragazzi, la seconda top 4 del Main Event Vintage. E, che vede di fronte Tocchi, che gioca una versione UVBG piuttosto particolare, che è praticamente un midrange che gioca le Stoneblade, e quindi è un mazzo misto base spell e creature. E un secondo ancora, e lo vediamo confrontarsi con Zara, che invece gioca una versione abbastanza classica di Hot. Allora, Roberto, è tornato Roberto in questo momento. E, dici un po' come vedi questo matchup. Allora, io dico la mia. Allora, Tocchi sicuramente arriva dalla compagnia che ha il vantaggio di poter giocare vintage, della compagnia Savonese. Non so se l'hanno già presentato fianco a me, c'è Lucio Swill. Ciao, no, Lucio. Ancora no, Lucio. Ciao a tutti, viva gli Elfi. Che Lucio, col fatto di aver iniziato a creare questo gruppo di amici che si incontrano per giocare anche vintage, hanno la possibilità di playtestare. Infatti non è una coincidenza che spesso la più, vediamo intanto la mano iniziale, Savonese si ritrova sempre in alt di counter con una gitte, una forza. Allora, in teoria comunque sta sopra Loat, però io penso che Tocchi si sia preparato per questo matchup, non arriva sprovveduto. Qua ci vediamo, sì, male la mano dell'avversario. Comunque vediamo un Mox Jet, vediamo un Misstep e un Preordain. Allora, facciamo subito un ponder. Terra Ponder, Vendilion, Walk Force, belle tutte e tre. Io le terrei. Comunque, niente male, niente male. Comunque questo mazzo di vintage sembra veder giocare un Legacy in realtà. Sì. Perché ha pochi pezzi, ha poca roba che è propria del formato. Tocchi praticamente ripropone in pratica lo stesso mazzo che ha portato all'Ovino Legacy, Deathblade, praticamente in T1, quasi lo stesso tipo di mazzo. Eppure si sta facendo un top 4, insomma, un torneo di 100 persone, quindi vuol dire che è un mazzo che ne sa qualcosa. Assolutamente. Pesca, ma è strano, ha deciso di forzare, perché forse quel walk era un pochino debolino, a me non dava grosse gioie. Allora, ci può anche stare in realtà. L'altro già Mox Terra, proprio champagne. Abbiamo già un hot, tra l'altro. Abbiamo già un hot, si vedono dei già un vampirico, mamma mia che mano. Abbiamo passato. E adesso per non andiamo, Tocchi come se... Tocchi, tra l'altro, non so, è così esaltato anche il genere. È super esagitato per questo super risultato. Dovete sapere che abbiamo messo della musica per evitare che i giocatori sentano i nostri commenti, e quindi Tocchi si sta accompagnando al ritmo di musica. Ecco qua che arriva il vampirico. Vampirico, vediamo intanto cos'ha l'altro. Allora, andiamo a prendere con vampirico che cosa, Robby? Io vorrei vedere meglio prima la mano. Forse proprio il frutteto? Perché in realtà... Oh no, Tocchi ha già giocato una forza, creatura, forse quindi... una forza per essere protetto. Sì. Anche una Dura se la gioca, non è una brutta carta. Sì, anche due, anche sì. Loat, se non un ne secondo ha. Hot. Ci può stare secondo Hot, perché tanto appena passa Hot è un casino. Sì. E secondo Hot, sai qual è il vantaggio? Ci avrei preso una Dura, perché tante volte quei mazzi giocano a Blue Decay, quindi anche se tu hai una Force rimani molto tapirato. Sì, sì. Quindi lui aveva detto, ma io mi prendo il mio secondo Hot, vediamo quanti Decay hai, quante Force, insomma, giochiamo a Magic. Giochiamo e vediamo chi ne ha di più. Anche perché ho comunque un Misstep. Eccolo lì. Eccolo lì. Io non vedo il secondo. Facciamo partire subito.
Partirà col Pierce, ma il Pierce si becca il Mental Misstep. Sì, sì. Mental Misstep è grande carta. Comunque una partita interessante, devo dire. Non male. Mental Misstep è una grande carta per due motivi, perché in certi formati era sbagliata. Ma tipo in Vintage in realtà ha riequilibrato molto il metagame, perché ora le partenze a razzo di Ancestral sono bloccabili. Sono più bloccabili rispetto a una volta che, bene o male, se l'altro non era open di mana o aveva la Force o tanti saluti. Adesso forzeremo. Anche se in realtà prima tocchi ai quarti si è beccato addirittura un old style misdirection sul suo Ancestral. Giusto, vedremo. Grande scuola. Grande scuola. Con il mago. E l'altro ha pescato 3, ma... Farei notare una cosa che ha fatto giusto a Tocchi. Tocchi ha messo nel cimitero lo spell pierce e poi ha fatto force. Perché? Perché se noi forziamo il mental misstep, lui automaticamente potrebbe farci un altro mental misstep sopra lo spell pierce e noi rimaniamo attapirati. Invece facendo nuovo target di force of will su Oath, automaticamente cambia tutto. Arriva anche la GIT, puro legacy. Però è stato bravo, però Tocchi, però per ora intanto l'8 non ha toccato il tavolo. E quella landa, se fosse arrivata prima, ci avrebbe consentito di fare il mana drain, sì, e far entrare il nostro 8. Quindi diciamo che il tempismo in questo caso forse è stato troppo eccessivo da parte di Zara. Sì, troppo eccessivo. Più che altro perché moriva non da un pierce, ma moriva sia da un pierce oppure anche da una force banale. Cioè uno tira una force e rimane inchiodato. Sì. Mai cercare di rimanere inchiodati. Allora, abbiamo pescato un'altra terra. Qua si potrebbe prendere del vantaggio. Abbiamo anche una spada spiga, mi sbaglio? Sì, lo slanda e equipa. Equipa, no, non attacca. Passa. Gli vuole mangiare qualcosa nel cimitero, probabilmente. Sì, c'è da dire che teme tipo una Yagmoth, cose un po' strane. Sì, vuole iniziare a sgonfiare il cimitero pezzo a pezzo per evitare che poi più avanti possa tirare una Yagmoth. Cosa abbiamo giocato? Anello. Importante. Gioca anello solare di un'edizione terribile, perché l'anello solare di più. Mamma mia. Io proprio sono uno che gioca anche i mistici a bordo bianco, ma quell'anello. Tra l'altro, attenzione, spoiler: Zara gioca i Griselbrand Proxati. Perché, non ho idea, ma l'ho visto. La Fluda Strand, il nostro buon Tocchi pesca solo terra, praticamente. Con l'altro che ha due mana drain e una carta non meglio precisata in mano. Due drain e un misstep. È un misstep, perché il misstep l'abbiamo lanciato su Pierce. E ce n'è un altro, giocano tendenzialmente. Intanto quella race cambia, perché con questo attacco diventa che l'altro va a 11, il turno dopo ne facciamo 5. E quindi cosa vuol dire? Che quella fetch non è più utile. Sì, Tocchi si è reso conto probabilmente che non avendo proprio nessun tipo di gas, non iniziare ad attaccare potrebbe essere controproducente. Sì. Se la partita va per le lunghe, potrebbe aver regalato un turno in più con quella attivata. Però no, non è full proxy, il torneo consente fino a, mi sembra, 10 proxy. È anche vero che l'attivata ci sta se Tocchi pensa che ad esempio lui vi ha preso di tutore Yagmoth e allora si prepara a sgonfiare il cimitero in vista di quella. Eccolo, attenzione, ecco la proxy, il proxone Griselbrand. Abbiamo due mental misstep e due mana drain in mano, sì, insieme a Griselbrand, incredibile. Qua si becca il drain, o al misstep, non passerà mai. Qui l'errore che può fare Tocchi è un errore gigantesco, è quello di non mescolare il mazzo all'altro e non alzarlo. Io ho visto fare tante volte che nei momenti clou le persone non so perché si dimenticano di alzare il mazzo, e non dico questo perché sta giocando contro Zara, ma perché è una cosa che bisogna sempre fare. Non ha fecciato, perché sarebbe morto lo stesso turno. Giusto. Assolutamente, anche perché ricordiamo, a livello di ruling, a real competitive è richiesto di mischiare e tagliare il mazzo all'avversario, quindi sempre fa solo quello che un butter c'è da fare. Attenzione, è solo butter school. Vabbè, il butter school a me non ci serve più. Via strip, attacca, io farei subito 5 danni e manda l'altro a 1. Ora l'altro neanche a 1, neanche 8 ora lo salva, eh? No, adesso no. Io farei subito la strip e vediamo cosa ti esce, zio. Tocchi esaltatissimo, guardate. Esaltatissimo, non lo ferma più nessuno. Sembra che c'è tre generali alle spalle. La vasta sul polmone delta io l'avrei fatta comunque, perché inutile ormai. Oat inutile e finisce così il primo game. No, Robby. Cosa? La vasta sul polmone delta costringendo l'altro a rinunciare anche a quella terra perché non puoi fecciare. Io l'avrei lasciata lì, tanto non faceva niente con la vita. Per ora. Questa è un'ottima notizia. Al massimo risposta a un guadagna vite. Beh, che comunque questo 1-0, no? Questo 1-0 è imprevisto quasi. Sì. Ora vediamo cosa tira fuori.
vediamo uno sputapeste mitico d'altri tempi, davvero, che un tempo era usato per togliere le pedine di Anthony Warnes quando Storm andava per la maggiore, TPS spopolava e giocava anche magari di Anthony Warnes come chiusura alternativa. Adesso il Plug Spitter serve principalmente per il piromante, sì, per il piromante che è meglio di affolla le sale ed è molto meglio di Anthony Warnes ormai, anche perché stormare ormai non è così forte. Anche per colpa di Flusterstorm, che poi Flusterstorm, Misstep, Snapcaster, tutti i counter, sì, che hanno un po' affossato prima la scombata. Prima si giocavano 4 drain, 4 force, e con le 4 dures i desire si riusciva a girarli. Ora fai dures, ti becchi mental misstep, poi Flusterstorm sulla prossima spell, e tanti saluti. I tuoi riti vanno sotto i misstep, le spell costose sono sconvenienti. Sì, una volta il pack di base era 4-4-4 dures, mana drain force e la mono Misty, che ormai, sì, non so se gioca ancora Misty adesso, vincerà di main deck, ci è gioca. Difficile, dipende dal meta. Io qua l'avrei giocata in Toscana. Sì, perché? Toscana, ricordiamolo, grande patria del controllo, a scuola Biava, Citino, pieno di gente che ama il controllo col blu, le carte Viciani, blu, infatti. Viciani, voglio dire, Viciani, attenzione, anche Sengiro, che anche se oggi Sengiro ha perso il top 8 proprio da Zara e giocava un mazzo con i Delver, pazzesco, Sengiro, sì, con i Delver. UR Delver, se non sbaglio. L'ho visto al tavolo. Ha perso il top 8 di Vintage. Ha perso, sì, il top 8 di Vintage contro proprio Zara, nonostante avesse in campo tre gabbie, non è riuscito a strappare il game, ha vinto Zara facendo show and tell per Griselbrand con le gabbie in gioco. E 5 carte nel mazzo di Sengiro, è una partita assurda anche quella. Sarebbe interessante se questa partita finisse in 5 minuti, perché nel frattempo Cibac è andato al McDonald's e io fossi nelle judge darei un bel tardi di Skin Loss. Bellissimo, bellissimo. Sarebbe fantastico. Vabbè, ma c'è qui suo padre che potrebbe difenderlo a distanza. Sì, a giocare al posto suo. Mi sta odiando. No, mi caccia, no, dal gruppo di Medici Quality. Così poco, no. Ti ho già cacciato. No, Tocchi, non so cosa possa sai dare con questa sei data. Non so se è la quarta copia del DK. Beh, sicuramente dobbiamo. Notion Thief. Notion Thief è scomodo, un po' gli ho consigliato io. Ah, eccolo qua, il tocco. Un po' gli ho consigliato io. Su Griselbrand in effetti è un po' scomodo. È un po' scomoda quando pensi che potrebbe essere forte su Griselbrand. Anche perché flash. Poi non va sotto Mental Misstep, non va sotto Pierce, va sotto Buster. Io penso che se ti fanno Notion Thief in risposta alla tirata di Griselbrand ti puoi ammazzare. Sì, sì. C'è da fare una premessa. Io in questo matchup in T1 ho preteso a sideare molto proattivamente, diciamo, in funzione del fatto che l'altro non riuscisse ad attivare 8, perché, sì, le carte che hanno un effetto dopo che 8 viene attivato sono molto situazionali, comunque rischi di metterti in una situazione in cui l'altro attiva 8, tu hai le sue risposte, però poi continua ad attivare 8 o comunque ti fa uscire dal mazzo una bestia che non ti aspetti, a cui non hai, sì, risposte, quindi può essere un problema. Arriva Emrakul e dici, no, Emrakul, bella cosa! Potrebbe essere un problema. Ma perché? Però comunque Notion Thief, considerati tutti i peschini che gioca Zara, sì, sicuramente questa è una buona carta. È una carta molto forte in Vintage, è passata anche lei un pochino nell'ombra, perché tanti non giocano più Vintage come una volta, ma una carta del genere assolutamente pericolosa, eh? Ricordiamo anche perché l'effetto è permanente, entra in gioco con Flash, ma poi comunque tutte le carte pescate dall'avversario oltre alla prima vengono pescati invece da te. Fortissima, secondo me è più forte in Vintage anziché il, sì, Legacy, che il Legacy si becca una, sì, spiga, si, sì, becca, sì, sì, sì. Il Legacy è più facile che fa la sottorimozione, nonostante sia un 4-1, proprio debolissimo, muore subito. Sì, in effetti forse quello lo rende così poco giocato. Amico tanto del collega Spirito del Labirinto, che invece vede del gioco in Defend Axis. Intanto Mox, no, la mano Mox Terre Misstep. Una attenzione, Manu, una Containment Priest direttamente da Legacy di nuovo. Grandissimo, davvero ha messo Containment Priest. Containment Priest fortissima, fortissima. Non funziona Lot, se non sbaglio. Non funziona, no, Lot e non funziona neanche Show and Tell. Quindi avevo detto bene che la vostra crew non arriva qua senza pensare a Lot. Possiamo vedere. Tocchi non è per tirare acqua al mio mulino, diciamo, perché è un giocatore di Savona che
fa piacere di aver, questa, diciamo, questa era nuova... su quei tornei VL, ma è davvero un nuova... giocatore molto preparato. E questa è la nuova uscita, quindi spieghiamolo un po', Roberto, dai, dacci qualche ragguaglio tecnico. Allora, è una 2-2 che quando una creatura non token dovesse entrare in campo senza essere giocata, quindi... ad esempio What, Show and Tell, Sneak Attack, buttiamo un misstep su sciamano e ci subiamo un misstep. Qualsiasi modo che non viene castata, questa carta non entra in gioco ma viene esiliata istantaneamente, quindi fortissima. Se uno fa ad esempio Natural Order, non funziona. Zenith non funziona. Me l'hanno fatto e non è bellissimo. Diciamo anche il Legacy è esiliata, tra l'altro. Containment Priest in risposta a uno Zenith o un Natural Order è piuttosto fastidioso. Notare una cosa interessante, anche se non c'entra in... abbiamo già 8 però. A proposito del Legacy, che addirittura non entra neanche la Boscodriade sfecciata. Aia, questa non la sapevo, sai? Non entra neanche la Boscodriade sfecciata. Caspita, è proprio antipatico, Veramente fastidioso. Però magari ci becchiamo uno Spell Pierce. Attenzione, guarda. Spell Pierce. Ci becchiamo uno Spell Pierce. Ha fatto sbaglio, bene secondo me, Se non sbaglio, però abbiamo una forza. Assolutamente. Prima che entra Oat, poi l'altro ti fa Massacro, cose un po' strane. No, Massacro no, perché non c'è il bianco, però abbiamo forza vicciabile, sì. Ha ottimizzato in realtà tutte le risorse, perché adesso ci rimarrà male quando si beccherà questa Containment Priest, Assolutamente. Non se l'aspetta penso proprio. Che senza una faccia è difficile beccarsi. Ah no, perché gioca 1-1, un colorato. Sì. Grandissimo. Non so se ha il mana bianco. Ah, il Deathrite Shaman. C'è però la fetch. C'è una fetch, sì. Sì, perché qua cambiava la partita. Però nel gioco l'ha top deckata. Ha pescato una fetch. E l'hai segnato Ciccio a top deckarla. Che mostra una scritta. Non so cosa vuole chiamare Judge. Judge! Ho urlato Judge, scusate se vi ho fatto scoppiare le casse. Ok, qua chiama il Judge. Diciamo una cosa molto molto interessante. È già andato altro che quel paio che non si muove, inamovibile. Appena ha capito qualcosa, Lucio è corso a chiamare Judge. Diciamo una cosa interessante. La cosa più bella. Vabbè, intanto sfrutto l'occasione per salutare Ciccio da casa. Ciao Ciccio! Ci manchi, ma che cavolo, non vieni più ai big event? Qui è Ciccio? Chi è Ciccio? Ciccio. È mio amico. Quello che scula. Di Genova. Come no? Che è più simpatico. È arrivato? Il Judge. Che giocatore di Magic. Judge sta arrivando, l'abbiamo chiamato. Ma è vero che è corso 16 km per arrivare al Judge? Era un po' lontano, adesso vediamo il dubbio. Eccolo qua, è arrivato il Judge al volo. Lui ha utilizzato la chiamata da casa, probabilmente vuole chiedere se Containment Priest come funziona con Oat. Vuole spiegare la situazione. Comunque Toki gioca Deathblade. Eh sì, grandissimo. UVBG. Ah sì, vabbè, un Deathblade. Tra l'altro, grande Ivano, non l'avevo riconosciuto alle spalle. Salutiamo da casa Ivano, che non vince più un torneo di Magic. Oggi ne ho persa una sola. Ma non ho fatto top 8. Mamma mia, quasi quanto Angelo come fortuna. Che gli va tutto bene. Devono essere tipo tutti morti. Allora, intanto vi diciamo che la partita è un attimo in pausa perché... Toki sta cercando di farsi spiegare un ruling particolare dal Judge, cioè particolare. Probabilmente non sa come il contenuto. Ma anche io non lo so. Infatti, dopo lo chiederemo al Judge proprio direttamente, no? Come la vedi? Beh, non può entrare nel campo. Ma come funziona? Contatto. Perché qua ti dice esilia istantaneamente. Cosa succede con viene esiliato. Invece di l'effetto di sostituzione, invece di andare in gioco, viene esiliato. Ma quindi uno usa Hot e arriva l'esilio e tu dici fermo? No, prima lo attivi. Quindi lui può anche dire non utilizzo l'abilità dell'Hot. Intanto ci ho dato l'informazione certo, utile, Luca. Certo, lui può non usarlo, è meglio non usarlo che esiliare a caso. A questo punto. Perché sennò l'abilità si risolve tutte, oh. Intanto Massimo correggia al volo. Eccoci qua. Praticamente, per fare un riassunto, Luca. Tocchi ha chiamato le Judge per chiedere se, visto che è un ingordo, per chiedere se c'era un modo di giocare Containment Priest dopo che si è attivato 8 in modo da farlo attivare e rimuovergli la creatura e non farla entrare, esatto. La domanda che avevi fatto in pensavo. Cosa che non si può fare perché se lasci risolvere l'abilità ormai mettere la creatura in gioco poi o giocarlo prima oppure certo, lasciarlo non puoi risolvere. Certo, non puoi spezzare diciamo la risoluzione di un'abilità. Okay, quindi Luca ha detto la cosa giusta. Grande Luca. Strano, Luca è la prima volta che se ne intende di Magic. Luca, fai un passo indietro, nel senso mettiti là se vuoi e fai sedere Lucio. No, ma rimani pure se vuoi, però basta che addio. Non scappare con Rocco Bus perché io sennò non torno a casa. Sì, è dato.
quindi il Containment Press entra e ci blocca completamente il gioco dell'otto. Per cui a questo punto... Aia, l'avversario non sa cosa sta succedendo. Tocchi... Gli dice, ormai l'ha messo, secondo me adesso farà il cattivo Tocchi, ragazzi. Perché adesso è il suo momento di cattiveria. Riutilizza la carta Judge. Il judge non so se è ancora in zona. Vado un attimo a recuperarlo. Perché dice, ormai l'hai utilizzato. Io immagino che adesso Tocchi voglia fare il più cattivo della terra. Ritorna Luca, così ti diverti. Mi sono perso l'ultima scena. Cioè, praticamente Zara ha cominciato a utilizzare l'abilità del Lot. E poi si è fermato perché tu gli hai detto, aspetta, perché guarda che se lo fai... Ormai è esiliata. Io penso ormai che non si trova la creatura. Non puoi stopparti a metà di una triglia. Ormai l'hai messa una nel cimitero, è così. No, ma infatti, e poi anche perché tra l'altro lui giustamente ha avuto la premura, l'intelligenza di chiedere prima. Sì, sì. E quindi avrebbe dovuto fare lo stesso Zara, probabilmente. Comunque direi di sì. Un giudice interviene. Qua è bellissimo. Che succede? Niente, in pratica il sardo non ha aspettato prima di attivare 8, quindi ha rivelato una carta non intenzionalmente, quindi prenderà un warning per aver rivelato extra card, mischia il mazzo e si riprenderà dove eravamo. Ora siamo a posto. Possiamo dire intanto, da quelli che non ci sono qua, che Luca e Lucio Swill sono la stessa persona, fingono, cambiano la voce proprio perché... Sì, esatto, abbiamo anche le stesse iniziali. Cioè, in mano c'ha due delle tre creature che gioca. C'è in mano un Griselbrand, l'altro non può metterlo, e Flusterstone. Poverino. Non stiamo messi bene. Non sta messo chissà quanto cosa bene. Gioca The Gay? Con The Gay sì, può togliere The Gay. Intanto però si becca tanti danni. Perché è già 14. È come se fosse a 10 quasi. Boom! Due danni. Tocchi è tonicissimo oggi. È carichissimo, è vero. Tocchi inarrestabile. Così, Tocchi può seriamente... Ai. Qua i danni sono tanti. Un altro da tre shaman. A questo punto la race è impostata. Cominciamo a fare 4 danni a turno e togliere anche delle spell che, vabbè, in questo caso non sono estremamente... Il sardo ha bisogno di una risposta in fretta, molto la pescata non è stata proprio malvagia, perché il The Gay ci risolve parecchie situazioni. Sì, è che siamo già bassi. Passiamo, e perché? Perché non abbiamo nero. Adesso ce l'abbiamo. Adesso c'è il nero, adesso ce l'abbiamo, però la partita potrebbe cambiare. Non so se c'è ancora tempo per... La partita potrebbe cambiare perché gli fa 6 danni. Allora, intanto io voglio dire una cosa: ci ha fermato la judge dicendo che gli sloveni che sono venuti per questo evento erano contentissimi e volevano fare i complimenti davvero agli organizzatori del Nebraska's War. E quindi ci chiedeva la judge se si poteva fare un'intervista anche solo scritta. Per l'occasione, proprio per dare questo feedback positivo, perché no? Quando l'Italia simboleggia. No, ma anche perché se poi la facciamo fare a te l'intervista in inglese siamo sicuri che torni. Infatti, ragazzi, potrebbe veramente tornare dicendo Italia pizza patatine col tuo inglese è magic. Magic. E non va tanto bene. Boy. No, davvero complimenti all'organizzazione, davvero ottima. Veramente l'organizzazione è fantastica, premi strabilianti, e c'è un Tocchi che è contentissimo come se stesse vincendo il Ciccio Geddon o di più. Mamma allora, mia, sta per arrivare una bella sveglia, ormai è troppo tardi, però comunque arriva. The Gay su Containment Press è arrivato adesso? Sì. Quando? Adesso, è il turno prima, spero che non avevamo nero per farlo, quindi adesso sta a 5. Basterà? Questa è una bella domanda, ragazzi. No! Un altro con il prima della violenza! Stretta di mano e finisce così. E vince Tocchi con grande direttamente. Prova a sentire tuo figlio, perché sennò si becca match loss e vince Tocchi di bellezza, direi. Ma credo che sia tornato. Andiamo a vedere un attimo. Ah, quindi lui c'ha anche... No, io non ho il telefono di... Ok. Intanto, vediamo Luca come va? Bene. Per nulla tapirato dall'aver... Che ragazzi, come fa a cambiare la voce così bene di volta in volta? È una cosa incredibile. Per nulla tapirato dal risultato del vintage. Ne ho persa una! Come hai fatto a non entrare in tuo posto? Robby, no. Però, perché praticamente non sei entrato in tuo posto perché l'hai concessa, ma perché l'hai concessa? Perché avevo un rating sottoterra. Non si sa cosa è successo a mia persona. Sì, ma fai qualcosa, una cura per il rating, non so. Una cura ricostituente per il rating, qualcosa. Solo imbarazzo su di me. Vabbè, qualcuno comunque con LL di iniziale un risultatino l'ha portato a casa comunque. Ma hai mai vinto un Nebraska's War? Sì o no, Luca? Io?
No, ho concesso in finale a Blasi l'anno scorso. Non è cascata la trappola, ragazzi. Finale, ma che in che formato? Tipo 1. Tipo 1. Era una non proprio questo, lì non si giocava ste robe, no. Death Blade. Ragazzi, era una trappola, perché Luca aveva promesso che se avesse vinto il Nebraska Swirl avrebbe pagato la cena a tutti. Ok, partite subito al volo. Allora, aveva detto che avrebbe offerto da mangiare a tutto il Rocco Bus. Allora, pagaci da bere, pagaci da mangiare. Cosa ha fatto? Ha concesso a Matteo Blasi. Ora, se lui avesse detto ho vinto il Nebraska Swirl, potevo rompergli le scatole. Ieri Rocco e Cadei hanno fatto top 8 e Rocco ha pagato da mangiare a tutti e 10. Ma è così. Invece Cadei, che ha dato 3 top 8, ci ha offerto l'acqua. Ha pagato il bene. Ma no, l'acqua. Il vintage era vinco i Mox e poi pago da bere a tutti. Io una volta ho offerto qualcosa come 80 euro da bere dopo che avevo vinto un Mox da 200 euro. Anche a me è capitato di vincere 200 euro e offrire da bere per almeno 70. Beh, te hai regalato un Mox al Calle, a uno vino. Ah, sì. No, a Cavalletti. A Cavalletti? Un Mox. No, era a Calle che l'ha regalato. Io ho regalato una Fetch, non è la stessa cosa, ragazzi. C'è mancato il Pietro oggi, il Pietro nazionale. Sì, mancato Pietro. Adesso giocheranno la finale subito, ragazzi. Non è full proxy, è 10 proxy. In tal caso si possono proxare anche i Grizzlebrand. Anche i Grizzlebrand sono ammessi come proxy, anche se, voglio dire, cosa possiamo dire dei Grizzlebrand proxy? Non lo so. Vabbè, ragazzi, un conto è proxare gli elfi che sono troppo forti, ma i Grizzlebrand no. Infatti, almeno proxa un Behemoth, non lo so. E ragazzi, mi serve un po' posto. Ok, adesso si giocherà la finale. La finale tra il Tezcas pilotato da Chibak contro Tocchi con Deathblade. Allora, è una partita interessante.